Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 120esimo episodio per la nostra serie dedicata a Nier Automata. In questo video continueremo ancora ad avanzare con la storia principale e quindi riprendendo il discorso dal termine del 119esimo episodio non dovremo far altro che raggiungere Pascal e i pochi sopravvissuti all'attacco delle biomacchine esterne all'interno del villaggio, per l'appunto delle biomacchine di Pascal, che si sono rifugiati qui all'interno della fabbrica abbandonata, quindi Pascal e pochi bambini superstiti. Di cui parliamo ancora una volta con Pascal e gli chiediamo: non puoi rigenerare gli abitanti del tuo villaggio? Parliamo ancora con Pascal e gli chiediamo: questa fabbrica è sicura? Parliamo ancora per un'ultima volta con Pascal e infine gli chiediamo ovviamente: ci servono più informazioni. ここで籠城するにも少し情報が必要だな。推奨パスカルたちの早急な安全確保。そんなに急がせるな。各地のポッドネットワークから情報を入手。お前たちに仲間がいるのか。皇帝、本工場廃墟に多数の機械生命体が集結しているとの情報はある。何だって。 Ed ecco qui già che arriva qualche avversario da affrontare. Eliminiamo queste due piccole biomacchine, sempre se il target ci viene incontro e non massacriamo gli alleati, con due colpetti di spada. Combo leggero pesante va comunque benissimo, tanto sono biomacchine piccole, le distruggiamo subito. Di qui, in maniera del tutto preventiva, passiamo al pod B, col programma A080 Onda. E quindi anche da quanto ci ha comunicato il pod, sappiamo che un grosso gruppo di biomacchine sta arrivando per eliminare questi pochi sopravvissuti del villaggio di Pascal. Per cui come unico e ultimo baluardo difensivo, se noi che Pascal usciamo all'esterno, ci prepariamo ad affrontare questa ondata di nemici continua, composta principalmente nella prima fase da biomacchine piccole e medie, in quanto dimensioni e punti vita. Una bella botta di A080 Onda fa il grosso del lavoro. Per il resto completiamo con combo veloci. Sta di fatto però che più ne uccidiamo più ne arrivano, quindi continuiamo a rimanere molto concentrati e eliminare tutti gli avversari concentrando i nostri colpi possibilmente su uno alla volta. Sono avversari di livello 48-50, quindi niente di inaffrontabile, e inoltre una volta che il pod sarà nuovamente disponibile ci rendiamo ancora con un attacco caricato al massimo di A088. Ed è così però che a un certo punto arriva addirittura un carro armato delle biomacchine. Quindi ci focalizziamo assolutamente su questo avversario con combo di spada veloci e pesanti miste. Nel frattempo carichiamo ancora per la terza e probabilmente ultima volta in questo frangente il programma A080 Onda e lo scarichiamo a terra. Sempre se chiaramente i nemici non ci interrompono. Ed è così che eliminiamo tutti, compreso il carro armato. Ci sono ben due nuclei di biomacchina che non possiamo chiaramente andare a raccogliere,
Sto rosicando come un picchio. Però in lontananza la situazione si aggrava di molto, perché arrivano altre biomacchine di grandi dimensioni, addirittura delle navette che trasportano di altri carri armati in quantità. Ed è così che, arrivati a questo punto, Pascal tira fuori l'asso nella manica. Ovvero un Goliath di classe Angels. E noi possiamo pilotarlo. I comandi da utilizzare in realtà sono molto semplici, sono solo tre. Con R1 possiamo sparare dei proiettili gialli, che è l'attacco a distanza. Con quadrato diamo un colpo di braccione metallico orizzontale. Con triangolo diamo un colpo di braccione metallico verticale, quindi dall'alto al basso. I danni che ci vengono fatti non vengono neanche rilevati, perché sono veramente nulli, insignificanti. Quindi il nostro compito in questa fase di storia è semplicemente quello di avanzare e eliminare quante più biomacchine volanti e carri armati possibili, prendendo chiaramente dimestichezza con i tre comandi base. Al solito nulla di particolare. In più vediamo anche che di fronte a noi, sulla parte più alta dello schermo, c'è una biomacchina, proprio navetta, di quelle che in realtà con l'aeroscheletro siamo in grado di distruggere praticamente in mezzo secondo con una scarica di missili. Comunque per il momento non è un avversario che ci viene incontro, e quindi parte questa sequenza filmata con la quale il Goliath Angels spara un bel raggio potentissimo e distrugge qualsiasi minaccia all'orizzonte. Ed è così però che appare da sotto la superficie del mare un altro Goliath Angels. E di qui, scontro fra titani. Ci avviciniamo e andiamo a spammare, quindi a ripetere la pressione ripetuta, scusate il gioco di parole orribile, del tasto quadrato. In realtà questo attacco è uno dei più veloci che abbiamo a disposizione. Ogni attacco è in grado di eliminare il 25% della barra vita del nostro avversario e quindi ci garantisce comunque la priorità, la precedenza, e riusciamo ad eliminare senza prendere danni. Nel qual caso il nostro avversario per un colpo va a indietreggiare, noi cosa facciamo? Avanziamo prima. Quando siamo abbastanza vicini, ci andiamo ancora di quadrato. Il nostro avversario invece è andato di triangolo, vedete come in realtà è leggermente più lento, e noi quindi abbiamo la priorità nell'attacco. Passiamo ancora all'ultimo attacco di quadrato e sistemiamo la faccenda. Abbiamo ancora il controllo di Pascal e quindi non ci resta da fare altro che tornare all'interno dell'ingresso della fabbrica abbandonata per vedere come stanno i bambini. Quindi da quanto abbiamo appena appreso e svolto, abbiamo eliminato tutte le biomacchine piccole e medie di un carro armato con A2 e poi, passando con Pascal a bordo del Goliath Angels, abbiamo eliminato tutti gli altri avversari. Entrando però all'ingresso della fabbrica notiamo come non ci sia più forma di vita, di esistenza. こんなことに私は様々な感情と知識をこの子たち
知識を与えるだけで、なんで自殺を。恐怖です。恐怖。私はこの子たちに怖いという感情を教えたのです。恐怖を知らなければ無謀なことで命を落としてしまいます。でも、その恐怖に押しつぶされて自らの命を。 Di qui parliamo ancora con Pascal. Interagiamo ancora con quest'ultimo personaggio e di qui saremo di fronte ad una scelta. Il pod ci dirà inizio la manomissione per escludere i circuiti mnemonici, quindi abbiamo due scelte. O andiamo ad eliminare fisicamente Pascal per distruggerlo così che non soffra più, oppure entriamo con una manomissione all'interno dei suoi chip di memoria per eliminare quanto accaduto, perché è un trauma troppo grande col quale non riesce più a convivere. Quindi diciamo, va bene farlo, iniziamo la manomissione. Per quanto riguarda il gameplay, non dobbiamo far altro che eliminare i nuclei che di volta in volta disattiveranno la loro barriera. Ovviamente eliminando i vari nuclei stiamo cancellando porzioni di memoria di Pascal, che è quello che possiamo riascoltare direttamente in audio. それは調査が必要だな。データを共有するので、そちらが側でも注意してほしい。了解した。別件だが、9Sに続いて報告がある。なんだ。データを共有するが、心理状態の悪化がかなり深刻だ。こちらも早急に対応が必要だ。同意。 Al termine del dialogo tra i pod, torniamo a controllare 9S. NFCS NFCS 近距離攻撃管理システム推奨レジスタンス・キャンプでのオーバーホール。そんな時間ない。予測。すでに抜刀すらできなくなっている状態で戦闘行為に臨むのは自殺行為。レジスタンス・キャンプのレボルが修理可能。Al termine del dialogo tra il pod e 9S, completiamo quindi che il prossimo nostro obiettivo di storia è quello di raggiungere l'accampamento della Resistenza per parlare con Devola e far riparare nuovamente il corpo malfunzionante di 9S. E quindi ragazzuoli,
Detto, fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il 120° episodio della nostra serie dedicata a Nier Automata tutto si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio del tanto tempo che mi avete dedicato e spero di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!